Buonasera e benvenuti con le informazioni di Telefriuli. In primo piano nel nostro telegiornale il Green Pass che sarà obbligatorio per quanto riguarda l'università non solo per frequentare le lezioni ma anche per accedere agli esami. Questa sarà una delle grandi novità. A partire dal primo di settembre i controlli saranno campione quando le lezioni saranno a pieno regime ma subito, fin d'ora, saranno a tappeto in particolare per i test. Da missione ci dice tutto in questo primo servizio. Andrea Pierini. Dal 1 settembre nelle università del Friuli Venezia e Giulia si accede solo con il Green Pass. Lo comunicano gli atenei di Trieste Udi nei quali confermano che verranno fatti dei controlli a campione quando le lezioni riprenderanno a pieno regime. In questa fase saranno a tappeto e l'obbligo riguarda sia i docenti che gli studenti. La certificazione è obbligatoria anche per accedere agli esami di ammissione, con medicina in programma il 3 settembre, al quale sono previsti 900 partecipanti tra le due università. Nel caso di Uniud, il rettore Roberto Pinton ha voluto pubblicare un messaggio in home page spiegando che l'obiettivo è di tutelare la salute pubblica mantenendo le adeguate condizioni di sicurezza. L'unica eccezione ammessa alla mancanza della certificazione verde è costituita dai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica. Attenzione perché la normativa impone il Green Pass anche per gli esami a distanza che possono essere autorizzati per questioni sanitarie, ad esempio l'obbligo di quarantena, l'impossibilità a spostarsi per le restrizioni qualora dovessero cambiare i colori delle regioni e le materie per cui le lezioni sono state per l'intero semestre in remoto se concesso dall'Ateneo. Il Green Pass è obbligatorio anche per l'esame di laurea. E a proposito di Green Pass, non si eh, placano le polemiche a tal punto che anche i primi cittadini devono intervenire a favore, a favore delle associazioni. Guardate qua, in questo, per esempio, in questo eh, post su Facebook è eh, dovuto intervenire il sindaco di Valvasone Arzene, Marcus Maurmai, la difesa del gruppo artistic Furlan e di altre associazioni impegnate per realizzare il Medioevo a eh, Valvasone, una di queste manifestazioni. Ragazzi, non vi meritate tutto questo, sono con voi, non lo meritano eh, appunto il gergo buffoni che è stato dato a queste, a queste associazioni, eh, non lo meritano i tanti volontari impegnati a Valvasone Asene come in altre parti d'Italia, state lavorando senza interessi e rappresentate l'orgoglio della vostra comunità, non siete dei buffoni, anzi meritate tutto il rispetto che si deve a chi fa qualcosa per gli altri senza chiedere nulla in cambio. Triplicata nel frattempo l'occupazione dei posti letti in terapia intensiva a Udine in due settimane. Dal 15 agosto, quando si registravano quattro pazienti in animazione, ora si è passati a 11. L'effetto delle vacanze, in particolare di Ferragosto. Come ci spiega il primario dell'anestesia di Udine? Flavio Bassi è sicuramente l'effetto delle, delle vacanze. Abbiamo iniziato a ricoverare pazienti che provenivano o dalle zone, diciamo, delle vacanze di mare, quindi la zona di bibione Lignano, oppure persone che comunque stavano a casa e eh, all'arrivo poi dei figli eh, che erano stati in vacanza eh, avevano. avevano e il virus, se facciamo il confronto con l'anno scorso, in effetti siamo in anticipo no? come numero di pazienti. Abbiamo un grosso vantaggio quest'anno, eh, il vantaggio del vaccino. Ed è indiscutibile che le persone vaccinate sono infrequenti, non sono frequenti eh, in ospedale. La maggioranza, purtroppo, è data dai, dalle persone non vaccinate. Da tutte le fasce d'età, anche se in questo periodo abbiamo notato un incremento del numero dei eh, affetti da covid nelle fasce di età eh, un po' più basse rispetto a quelle che avevamo visto nelle ondate precedenti. E sono 114 i nuovi contagi registrati oggi in Friuli Venezia Giulia su 3756 tamponi molecolari sono state rilevate 97 nuove positività tra cui 3 migranti richiedenti asilo, 2 a Trieste e 1 a Gorizia con una percentuale di positività del 2,58%, 4745 test rapidi antigenici dei quali sono stati rilevati 17 casi nella giornata di oggi purtroppo si registra anche un decesso di una donna di 76 anni ricoverata all'ospedale di Trieste con patologie pregresse, 11, come abbiamo detto nel precedente servizio, le persone ricoverate in terapia intensiva, 40 gli ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di tre operatori, relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di altri due. E ora la politica. Fratelli d'Italia annuncia l'acquisto di un nuovo consigliere comunale a Udine e maggiore fedeltà alla giunta Fontanini. Non chiederemo poltrona, assicura il coordinatore, Walter Rizzetto. Condivisione di idee, nessun litigio con autonomia e responsabile, dice il neoconsigliere di Fratelli d'Italia. Marco Valentini, sentiamoli. Marco Valentini, come mai questo passaggio? Questo passaggio, ribadisco, è un'opportunità, un'occasione, un percorso che comunque era iniziato, come ha detto l'Onorevole Rizzetto, durante le Europee, ma come ho anche precisato ho sempre avuto una stima diciamo, per, eh, per Fratelli d'Italia già dall'inizio. Eh, è stata un'opportunità, sono stato chiamato da Rizzetto e ho accettato convintamente questo passaggio per andare diciamo, anche a completare lavori importanti che ho avviato all'interno di questa amministrazione. Ciò non toglie che sono dispiaciuto diciamo, di lasciare aereo che mi ha dato tanto. Eh, nella sostanza ribadisco che di non aver eh, diciamo litigato con nessuno, non ho sbattuto nessuna porta, è stata un'opportunità che ho colto, colto convintamente e eh, mi metto a disposizione quindi adesso di Fratelli d'Italia per crescere e andare a concludere lavori importanti, come, come detto. Rizzetto, eh, il gruppo di Fratelli d'Italia si rafforza? Beh, si rafforza, certo, lo rinnovo come prima. Ho cercato di spiegare il percorso del consigliere Valentini, un percorso che era iniziato fondamentalmente quando due anni fa l'attuale assessore, assessore Giulia Manzani si candidò tra le liste di Fratelli d'Italia alle Europee, lo ricorderete. E quindi non c'è nessun sconvolgimento, è semplicemente la chiusura di un percorso, altri hanno fatto altre scelte, ci mancherebbe altro legittimo. Um, Fratelli Italia non chiederà posizionamenti, non chiederà assessorati, non chiederà posti, sosterrà la giunta Fontanini sino al termine dire, del, suo, del suo mandato e ricomincerà a, a settembre a lavorare con l'assessore Giulia Manzan, ad esempio per quanto riguarda il piano regolatore della città di Udine. Quindi per quanto ci riguarda non cambia nulla, anzi siamo molto più convinti di prima. La cronaca, la polizia di frontiera marittima di Trieste ha rintracciato 35 persone, di cui 13 minorenni di nazionalità pakistana, afghana e bengalese e ha arrestato un camionista serbo per il reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina sul cui semirimorchio migranti avevano viaggiato. Le 35 persone sono risultate tutte sprovviste di documenti idonei all'ingresso e alla permanenza in Italia. Nel semirimorchio sono stati anche individuati appositi spazi opportunamente predisposti per il trasporto di persone. Il camionista partito dalla Serbia diretto in Italia è stato chiuso nel carcere del Coroneo e il mezzo è stato posto sotto sequestro. Miracolosamente salva una famiglia tedesca con bambini che questa mattina è finita fuori strada autonomamente con la propria vettura sulla quale viaggiava in transito in Friuli per le vacanze. Ecco qui l'incidente, le immagini un incidente che si è verificato lungo la statale 52 Bisse Carnica a Tolmezzo. L'auto è finita in un fossato capottandosi più volte perdendo il carico che aveva sul portapacchi compreso una bicicletta. Dopo l'allarme sul posto sono intervenuti i soccorritori, il personale di un'ambulanza proveniente da Tolmezzo era pronto per intervenire ma fortunatamente per i componenti, la famiglia, non è stato necessario l'accesso all'ospedale. Voltiamo pagina, s alzato Sipario su Mittelfest e si è infatti conclusa da pochi minuti la cerimonia inaugurale di questa trentesima edizione. Ci dice tutto in collegamento telefonico la nostra Alessandra Salvatore. A te Alessandra. Buonasera Davide, buonasera ai telespettatori. Momenti di grande emozione, a tratti di commozione in Duomo a Cividale dove si è svolta la cerimonia inaugurale di Mittelfest, alla, alla presenza del Presidente della Repubblica slovena Borut Pahor e del... Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. Molto sentite le parole di Pahor, che ha detto di essere molto onorato, di essere stato chiamato a portare a Cividale il suo saluto. In trent'anni Mittelfest ha creato un ricco patrimonio culturale che promette un futuro glorioso. Queste le parole di Pahor, che poi ha fatto riferimento a quel gesto simbolico che qualcuno ha definito storico, quella stretta di mano tra Pachor e Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica Mattarella, un anno fa alle Foibe di eh, Basovizza. Dietro a noi due popoli, due comunità, ha detto Pachor, volevamo essere eredi dei loro successi e delle loro nobili aspirazioni, ha detto il Presidente sloveno, riallacciandosi al tema di questa edizione di Mittelfest, eredi appunto. Avremmo potuto abbandonarci a una... Eredità di risentimento e sfiducia tra i nostri due paesi, ha detto ancora Pacor, abbiamo invece scelto l'eredità più nobile e dignitosa, quella volta a costruire un futuro di pace per le nuove generazioni. Non vi dico quanta soddisfazione e gioia proviamo io e l'amico Mattarella. Vi auguro e ci auguro un futuro di amicizia e solidarietà, ha detto Pacor. A parlare in Duomo a Cividale anche il presidente della regione Federica nel la parola eredi è insita, la parola responsabilità, ha detto, responsabilità rispetto a quello che abbiamo ricevuto e a quello che consegneremo. Questa responsabilità è di ogni singolo cittadino, ha aggiunto la forza della regione e del cividalese, sta anche nell'impegno della comunità. Le culture che si incontrano hanno un valore enorme e il popolo sloveno, ha detto Federica, è simbolo della responsabilità di consegnare qualcosa di migliore alle nuove generazioni rispetto a quanto si è ricevuto. La diversità, le diversità, ha detto ancora Federica, se non hanno alla base la democrazia, se tolgono diritti, se annullano conquiste e voglia di dialogare, portano necessariamente allo scontro e ha fatto riferimento anche alla situazione afghana. Un momento importante è stata la consegna da parte del prefetto di Udine Massimo Marchesiello della medaglia del Presidente della Repubblica Mattarella a Mittelfest, consegnata al presidente Roberto Corciulo per i 30 anni di storia della manifestazione. La cerimonia è stata contrassegnata dalla musica eh, del coro di voci bianche e giovanili Voci in volo Ritmea, che con la direzione di Lucia Folladora ha omaggiato i presenti con suoni e lingue di quel crocevia di cultura che è il Friuli Venezia Giulia. Mittelfest proseguirà fino al 5 settembre. Grazie Alessandra, adesso parliamo di un'altra manifestazione, aria di festa in versione mini per celebrare il prosciutto di San Daniele, un fine settimana per, dedicato appunto al prosciutto con 850 visite guidate, oggi sold out per lo show cooking di Simone Ruggiatti e sentiamo i microfoni di Alexis Sabot, il direttore del consorzio Mario Cicchetti. Mario Cicchetti, una serie di appuntamenti per ricordare aria eh, di festa, insomma un weekend piuttosto ricco a San Daniele. Sì, questa è una manifestazione che abbiamo fatto appositamente per ricordare l'area di festa 2022, fondamentalmente visto che l'anno scorso, nel 2020 come quest'anno, la pandemia ci ha praticamente suggerito e, e di buon senso anche stato non fare una grande kermesse. Tuttavia proprio questo appuntamento di fine agosto serve come remind per il futuro, quella che sarà l'area di festa 2022 che sarà agli inizi di giugno. È verosimilmente con la solita Formula 4 giorni, ma senza far mancare gli ingredienti classici della nostra manifestazione agli ospiti che ci raggiungeranno qui a San Daniele oggi e domani. Quindi, sempre ampio spazio agli approfondimenti, alla conoscenza del prodotto, alle visite guidate in azienda. Questa, aspettando la di festa, in realtà è un po' l'inaugurazione di una serie di eventi sul territorio prevalentemente nazionale, quindi iniziamo qui in Friuli e oggi a San Daniele, ma poi avremo altre occasioni nell'autunno in giro per l'Italia di portare il messaggio e l'appuntamento che si rinnova. Area di festa 2022 sarà sicuramente un'edizione speciale che avrà tutta una serie di contenuti nuovi e anche eh, diciamo, di novità assoluta rispetto a quello che è stato il passato, che però appunto, sveleremo strada facendo. Come sta andando comunque anche dal punto di vista eh, economico? Ma decisamente bene, diciamo che c'è un rimbalzo molto positivo dopo il difficile periodo che è trascorso nell'ultimo anno e mezzo. I dati dell'estate sono assolutamente positivi sia per quanto riguarda le vendite, le San Daniele che crescono più del 15%, l'export che si è consolidato, ha fatto addirittura un passaggio diciamo, nei mesi estivi maggio-luglio maggio del 30% più. Chiudiamo con lo sport. La web gesteco di Cividale ha presentato oggi la campagna abbonamenti per la prossima stagione di basket, nonostante le molte incertezze sui posti disponibili. Intervista Davide Michalic. È stata presentata in piazza Cividale la campagna abbonamenti della web di Cividale, la squadra di basket che tanto è emozionato nella scorsa stagione. Pochi i posti disponibili e altrettante le certezze sulle settimane a venire, ma le Igos ci credono. Vogliono tornare a giocare con il tifo e il calore del pubblico dagli spalti. È un privilegio aver presentato la campagna abbonamenti nella piazza che rappresenta Cividale, una piazza bellissima, il cuore della città. Sentiamo moltissimo il rapporto con Cividale, col territorio, con il Friuli, abbiamo grande orgoglio a rappresentarlo e oggi diamo un po' controcorrente, un po' come il nostro stile. Perché abbiamo voluto presentare una campagna abbonamenti con i palazzi ancora di cui non sappiamo esattamente la capienza, però noi un minimo lo vogliamo garantire ai tifosi, vogliamo avere il muro giallo che spinge i ragazzi, l'abbiamo provato nei playoff ed è stata una spinta incredibile, quindi apriamo al 25% della capienza, le tipologie di prezzi sono tre, c'è il parterre flable che sarà il parterre fronte panchine, il parterre argento dietro panchine e poi c'è un posto unico numerato che è l'anello superiore. E sono a disposizione da oggi nel circuito di Viva Ticket, i prezzi sono accessibili, quindi secondo me è un privilegio poterlo prendere al volo e poterci sostenere, lo giocheremo ogni sabato alle 19.30 altrimenti si può andare al Dr. Fon, negozio nostro amico sponsor, in questo caso partner che ha la sua sede dentro al centro commerciale di Cividale Borg di Cividat e lì c'è chiara a disposizione. Di sicuro noi vogliamo avere un, il tifo, eh, vogliamo avere il nostro pubblico, vogliamo sempre di più sentire questa sinergia reciproca perché i ragazzi si cibano di questo. Quindi direi benvenuti a tutti. Mi auguro che, di riempirlo in tempi brevissimi, i posti non sono molti. E io, vi, io ringrazio tutto il territorio, gli sponsor le istituzioni per l'appoggio che si stanno dando in maniera incondizionata. E per noi, questo è un motivo d'orgoglio e ed, ed è, è continua spinta a provare a fare sempre meglio. Continuano intanto i loro allenamenti al Palazzetto dello Sport di Cividale, centro sportivo di riferimento anche per. La squadra femminile B1 di volley. Non ci sono altre notizie. Io vi ringrazio per la vostra cortesia e fedele attenzione. Vi auguro buona serata.